cosa intendiamo quando parliamo di bene delle rete. E soprattutto è una pratica di vita, un modo di affrontare la disabilità che stiamo cercando di realizzare qui a Roma, ma non solo, e che altri prima di noi con lotte diciamo molto impegnative hanno realizzato già dagli anni 60. La vita indipendente è quindi anche una filosofia di vita, e vuol dire che persone anche con gravissime disabilità riescono con innanzitutto con l'arma dell'autodeterminazione e poi con i supporti necessari, soprattutto l'assistenza personale, le tecnologie, a condurre una vita il più possibile vicina ai propri desideri, alle proprie aspirazioni, quindi a gestire la propria giornata secondo i propri limiti personali e le scelte personali, no? Quindi divenire significa poter scegliere cosa fare, con quali tempi, con quali strumenti. E in Italia non è facile proprio perché il discorso che rimane un punto interrogativo sempre e comunque è il discorso dei servizi che non sono adeguati per consentire di vivere autonomamente e liberamente. Io mi chiedo, faccio una vita indipendente? Beh, è una lotta quotidiana, diciamo, una scommessa quotidiana. Ci provo e riesco finora a mantenere il mio lavoro, a gestire la mia casa, a gestire una situazione complicata, familiare, per una grave disabilità. Grazie mille, ce la fai qui? Quindi a gestire anche una situazione familiare complicata per una gravissima disabilità, riesco a andare al cinema, al teatro o comunque soddisfare, insomma, non sempre, ma le mie curiosità intellettuali e culturali. A fare tutto questo, appunto, grazie al mio motorino, grazie alla possibilità di un assistente che mi supporta nella gestione del quotidiano. Però non c'è mai certezza del domani. Io non so se tra 2 mesi, 3 mesi potrò continuare a vivere in modo indipendente, perché ancora una volta con la crisi economica, con i tagli, le prime vittime sono le fasce sociali deboli e quindi noi persone con disabilità, gli anziani, i precari, i lavoratori precari, i giovani. E così, al di là delle teorie, delle mille parole, la realtà è sempre